Buonasera amici e amiche, benvenuti a questa nuova puntata qui su House of Lord. Io sono Lord Kick e questo è Alien Isolation e dobbiamo ispezionare il reattore centrale di Sevastopol, che si trova praticamente sotto il culo del core centrale di Apollo. Quindi qua abbiamo salvato, svegliamo il mistero di cosa c'è dietro questa porta, ma già l'avevamo visto l'altra volta che Sgombrare l'area, accesso alla sala macchine limitato. Allora, ecco, qua abbiamo già visto che qualcosa c'era, infatti là c'è qualcosa che dobbiamo disattivare. Quello non credo sia l'alien, perché l'alien non dovrebbe... Cioè, non ci credo che l'alien l'abbiamo fatto fuori, nel senso, solo perché non si vede mi aspetto che risbuchi fuori, perché secondo me l'alien è duro a morire, ma questi sono androidi Z. Ma porca miseria, ma vaffanculo, volete vedere che devo... Non capisco cosa sta facendo. No, così un giretto stavo facendo. Cazzo. Via via. Via 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 via. Sì, la prendo al giro tondo. Sì, no, ma mi raccomando, stiamo qua tutto il giorno. Vabbè ragazzi, è inutile star qua a cincischiare con quel merdone. Vai a cagare, va. Allora, come vi sarete già accorti, non uso la webcam perché mi fa... Già vedete che il gioco si sta sputtanando, nel senso che mi fa casini. Vediamo. Perché non chiedermi riguardo i protocolli di sicurezza di Sevastopol? No, grazie, ma li conosco bene i protocolli di sicurezza. Correre può causare incidenti. E dove cazzo è? Sono sicuro. Ma vai a... Sono sicuro che te ne puoi andare a fanculo. Sì, le devo parlare. Mi piace non poter essere d'aiuto. Se io mi nascondo mi ha beccato. Secondo voi mi ha beccato? Non vorrei che mi facesse cucù da un momento all'altro. Vabbè, proviamo a uscire. Che palle ragazzi, sti androidi Z. Sono peggio del... Qua non c'è niente di interessante da prendere. Ma secondo voi io potrò costruire? E poi, soprattutto, troverò prima o poi le mie armi? Ma... Cosa l'importanza del vaffanculo? Ci nascondiamo dietro la lattina. E non mi faccia perdere tempo che devo finire il gameplay. Porca la miseria, che non so neanche quanto manca per la fine di sto minchia di gioco. Tutti i rappresentanti della compagnia in visita devono presentarsi al sintetico più vicino. Sì, ecco, ma il sintetico più vicino, perché non se ne va a fanculo, ecco. Fatemi prendere un cazzo di qua, cosa ci abbiamo? Andrebbe bene anche il martello qua, che cazzo è? Su, prendiamo. C'è sempre qualcuno pronto per te, per aiutarti in ogni piccolo passo. Via. Yeah. Per aiutarmi mi arrangio da solo come ho sempre fatto, grazie mille, ma non ho bisogno di aiuto, di supporti vari. Oh, vediamo un attimo del cazzo stiamo andando. La madonna. Raggiungi il reattore, cioè... Dove cazzo? Cioè, sto tornando indietro. Piano sala macchine, laboratorio. Qua c'era il centro Apollo. Refrigerante del reattore, ufficio del capo tecnico. Dove...
Ah, però dobbiamo forse andare di qua, passare dentro qua. Sicuro, dobbiamo andare qua e da... Ragazzi, minchia, raggiungi il reattore. Qui non c'è cosa per disabilitare. Ah, è là. Ma vattene a fanculo, cazzo, che non t'ho neanche visto. Bestia, bestia schifida. Spero che non faccia mai l'alien che si può intrufolare. Spero che non si intrufoli. Dove? Sì, della sicurezza, gliela... Ah, è là. Io come un ninja adesso passo di qua. Minchia, ragazzi, che chicane. Spero che qua dentro ci sia. Vaffanculo. Cos'è? Ha potenziato la torcia al plasma. Ho capito, grazie, ma non è che la torcia al plasma mi serve. Oh cazzo, oh cazzo, stia lì, non entri, che non c'è nessuno. Ah, è là. Qua adesso, sti cazzi, le chicane devo fare. Ma porca la miseria! No, non venga di qua. Dai, spostati, cazzo di un coso, via. Via come se non ci fosse un domani. Dai, la prima parte è fatta. L'ho passata qua. Un'arma, cazzo. Un'arma, un'arma. Dai, su veloce. Con tutti i corsi di taglio che hai fatto, dovresti essere straveloce. Vabbè. Sì, mettiamoci ancora un attimo, perché nel frattempo arriva anche la Befana e Babbo Natale arrivano. E andiamo belli spediti. Vediamo cazzo stiamo andando qua. Ah, ok, bene. Penso che la strada sia quella giusta, perché se ci ha fatto tagliare il coso, ma sono tornato dall'inizio, scusate un attimo. No, perché scusate, ero qua io. No, sono partito da qua, esatto. Quindi devo fare tutto il giro, minchia. Minchia. Dovrei entrare anche in laboratorio, se non lo raggiungerò. Cioè, e tra l'altro non dovevo neanche raggiungere sta parte qua. Dovevo andare qua, cazzo, qua. Raggiungi il reattore di sta ceppa. Intanto quello non mi ha visto. E va bene così. Colla. Dove sono? No, non voglio consultare nessuno, mamma mia. Non si può usare il muletto? Che gli sbraghiamo. Molotov. Oh, dai, che forse riesco ad assemblarla una molotov. Buttalo là. Non dovrebbe neanche lei, dovrebbe essere qui. Vediamo se riusciamo a dribblare. Oppla! Scusate un attimo, questa cassa, c'è così, cassa acustica, andiamo un po' tatticamente. Sì, vai fino in fondo, vai.
Vai fino in fondo. Allora, qua abbiamo fatto sta roba che non ho capito che... Cerca di uscire dal laboratorio tecnico. Vai, vai, vai a ascoltare la radio. Bravo. No, no, ma po'. Questo non andrà bene per niente. Mamma, che culo! Che culo, ragazzi! Io... Vai! Cosa? Che gioco stiamo giocando? Ma va, non lo so, veda lei, nascondino, briscola. Pocherino, mamma mia, che culo, ragazzi! Ma vattene a fanculo, vai a... Oh. Ma porca la puttana, alla fine m'ha cagnato. Vai a cagare, va. No. Ma no. Corri. Aiuto, aiuto, aiuto. Mi viola, aiuto. Vaffanculo. Porca la miseria, sono fottuto. Vabbè, ma va a cagare, va. Sto minchia di tonfo elettrico servirà a qualcosa? Oh, oh! To, 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 merdone. Questa è una violazione della sicurezza. Eh sì, va, va. Molotov. Molotov. Dai, muori. E muori, cazzo, che t'ho bruciato. Dov'è? Adesso gliela faccio capire io. Madonna mia. Oh. Finalmente, ma hai fatto... Mamma mia, mi ha fatto sprecare tutto quello che avevo. Vaffanculo a te. Adesso con calma, ci diamo i comandi, tac. Mamma mia. Cosa dispositivo non valido, eh? Perfetto, direi a questo punto. Qua però mancano un sacco di pezzi. Granata amp, niente. Kit medico. Tutto sto casino sopra saranno i... Vi prego, fatemi trovare le mie armi, cazzo. Scusate un attimo, in che zona siamo? Siamo qua. Bello, bello. Mi piace. C'ho cosa buona e anche giusta. Già ho sentito pip. Usiamo la torcia Ioni, forse è meglio entrare da questa parte, forse anche sì. Vai, continuano i corsi di saldatura, siamo arrivati alla seconda stagione. Tieni S, D, A, B, C. Ma scusate un attimo.
Ma che cazzo? E qua? Dispositivo non valido. Però adesso abbiamo aperto questa porta, quindi... Perché il dispositivo lì non è valido? Dispositivo non valido. Ci dobbiamo andare a prendere una tessera da qualche parte. È permesso? Sblocca la porta, eh. Qua ci sono dei cavi da seguire. Sì. Un androide Zeta si riconosce sempre. Dove cazzo è? Madonna, eccolo lì! Tutti i rappresentanti della compagnia in visita devono presentarsi. Figlio di puttana! Mamma mia, vabbè, dobbiamo andare anche dove che... Cos'è quel... quella... via. Qualcosa che non va. Cosa? Ma visto? No. Qualcosa che non va, a chi? A chi lo sta dicendo? Apollo richiede un rapporto dettagliato. Eh sì, se ne vada a fanculo. Che fa? Che fa? Non dirmi che apre il cassettino, eh. Le interferenze indecifrabili sono le più problematiche. Ecco, appunto, se ne va da fanculo. C'è comunque qualcosa che non va. Ma che cazzo? Ma non sono un... Ma boh, questo c'ha su anche la tuta. La minchia. La minchiella. Aspettate un attimo che provo anche con questo, granata. Guarda, guarda Ciccio. Porca puttana, questo è anti... È anti tutto. Porca la puttana. Non scappi. Mamma mia. Vediamo se rifacendo il giro lo freghiamo, lui magari viene di qua. E noi andiamo dall'altra parte, apriamo la roba. Questo qua è forte, cazzo. Questi qua con la tuta sono forti. Vediamo se è ancora qua il deficiente. Grandissimo, ho fatto il giro. Sì! Cos'è, mini Bolgan? Cos'è sta roba qua? Spero sia un'arma. Madonna, prendi tutto, raccogli tutto. Vai, Sevastoling del cazzo, dai, più veloce. Personale codice porte, 6832. Flusso di corrente. Flores, vaffanculo. Cartella danneggiata. 6832. Mamma mia! Chiama ascensore, oh, finalmente! Non ho potuto leggere molto di quello che c'era scritto, ragazzi, ma se mettete in pausa magari qualcosina leggete, a parte che saranno le solite stronzate scritte sul... Sì, al reattore centrale, sì, bella lì. Sei mai stato al reattore? Mai visto. Ecco, noi lo vedremo per la prima volta. In uno di quelli, una vita fa. Ecco, adesso nel reattore che cazzo ci sarà? Stiamo scendendo sempre più giù. No! No, vi prego, no, basta. Piano. Mi dava le spalle.
camminava lungo il corridoio come fosse la cosa più naturale del mondo. Mi sono nascosto e quando ho alzato lo sguardo non c'era più. Credo sia entrato nel pavimento. Sì. O nel soffitto. Sì. Sì. Labirinto. Potrebbe annidarsi ovunque. Sì, quello che inseguivano gli ufficiali. Non avrebbero dovuto nascondermi tutto ciò. Il capo, passo e chiudo. Ma quella famosa porta là che dobbiamo aprire? Vabbè, niente, non l'apriremo mai. Ci voleva un codice che... Sinceramente non so dove era, dove fosse, e non me ne frego un cazzo. Sì, cazzo, sono ritrovato con il mio... Mamma mia, tonfa, revolver, fucile a pompa. Madonna mia. Il vodka però mi ispira. Ragazzuoli, qua che cazzo c'è? Ah, ok, no, era in automatico. Vabbè, direi di salvare... Che cazzo è quel coso qua? Vedi qualcosa? Niente. Qualche androide, i sistemi di controllo centrali, tutto normale. Dovrò esplorare il livello inferiore. Dovrebbe essere un ascensore da qualche parte. L'ascensore è qua, però, ragazzuoli, con tutto quello che... Guardate quanti androidi che ci sono. No, ce n'è solo uno. Cazzi, che bordello, ragazzi. E quella salettina lì, secondo me bisognerà raggiungere quella sala poi. Certo, così noi scendiamo e ce ne abbiamo già uno. Sì, ma stavolta gli sparo, ragazzi. Vabbè, niente, ragazzuoli, direi che... Mamma mia, che bordello. Niente, ragazzuoli, direi che la parte... Direi che la parte del reattore la vedo la prossima volta. Minchia, ma quanto cazzo manca alla fine? Adesso siamo nel reattore, dopo dove cazzo... Dove cazzo dobbiamo andare dopo? Sbagliato, ragazzi. Non sapevo che potesse cadere così a gratis. Pensavo che si bloccasse, invece... Può anche cadere, va bene. Scoperta del secolo. Niente, ragazzuoli, io mi fermo qui. Questa è un po' la settimana in cui voglio portare avanti Alien Isolation, perché voglio dare una fine a questo gioco. Comunque, finito questo e finito Metro 2033, che è l'altro gioco che voglio veramente finire, poi così non ci penso più. Comunque continuerò appunto anche le partite di XCOM 2. E appena finito appunto o questo o Metro, inizierò a fare anche altri videogame, perché non voglio iniziarne altri 20 come al mio solito e poi per finirli ci impiego una vita. Quindi niente, per questo gameplay è tutto, restate come sempre sintonizzati e a Wanagana!